Mi accusano di aver passato una frontiera con persone irregolari. Dov'è il lato criminale di ciò che ho fatto? Fuori spero che dicano la stessa cosa, che non siamo criminali, che non è una frontiera. Perché alla fine, cioè, ci fosse veramente una frontiera, tu saresti controllato, lei sarebbe controllata, saremmo controllati tutti. Ma invece vengono controllate solo certe persone, no? Quindi diciamo che diventa un filtro che seleziona chi può passare e chi no, in base al colore della pelle. Francesca travaille depuis longtemps dans l'humanitaire et elle s'est retrouvée dans des camps de réfugiés, des gens, des femmes, des enfants. Ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'exemplaire et que tout le monde devrait faire. Heureusement qu'il y a des gens comme elle. Elle a réussi à retrouver la maman d'une petite fille de 4 ans et elle a pris des risques pour ça et de manière à réunir cette famille. Donc heureusement que Francesca, on devrait la remercier de résoudre ces problèmes terribles. Mais loro lo fanno per dissuadere la gente di aiutare, non tanto per i processi così, perché c'è della gente che mi dice io non oso più andare a prendere, a portare, però è l'unico modo. E quello che facciamo noi è un dovere, cioè. Lei aiutare tante persone, le persone lei aiutare adesso sono un po' in Francia qua, un po' in Britannia, un po' in Germania. Il problema sono tanti infantimini, perché la gente adesso dormono in sessioni, un po' di persone dormono sotto il ponte, un po' dentro del carcere rosso, ma ce l'hanno in pronti per rendere un parente della gente, non vogliono rimanere lì perché l'Italia non sono un bello paese per fare domande d'asilo. Ho prima fermato un anno, ma un anno non ha trovato documenti. Ora che mi hanno portato l'Italia, Livio. Ho il mondo in Italia, non c'è il malpolizio, se non puoi sgalliare il bossi, il bossi mi abbrigliano. Attorno per la... The people here are hiding a little bit. We're not here to fight for us because we are not in trouble. The big problem is for the migrants. What we are fighting for is our right to help them. Most of them are heroes. You cannot imagine the effort they put to come here and live here. It's not about humanitarian helpers. It's much bigger than this, I think. It's a human action, but there is no human action without political reaction. Da agosto oggi sono morte 10 persone che sappiamo certamente. Di tanti non sappiamo, non abbiamo nessun tipo di informazioni, come l'ultimo ragazzo afghano che si è buttato per non essere respinto in Italia. Cioè, come fai a rimanere a guardare tutto questo? Cioè non muoiono in Libia, non muoiono in mare e muoiono a Ventimiglia. Per cosa?